Signore e signori, buon pomeriggio dallo stadio Simonetta Lamberti di Cava dei Tirreni, Cavese Nocerina. Un derby, gara valevole per la nona giornata del campionato di Serie D Girone G. È la festa di tutti i santi, perciò auguri a tutti. Due capitani, per la Nocerina Mazzei, che è difensore centrale, per la Cavese Foggia, recuperato dopo che è stata dimezzata dalla Corte Sportiva d'Appello della Federcalcio la squalifica. Quindi ci vuole il gol, il risultato conterà molto quest'oggi. Si comincia. Il lancio di Zenelai è largo in direzione dell'avanzante 7 che è stato anticipato. C'è Foggia che guadagna palla, la difende molto bene, tocca verso Addessi, è tutto buono. Buon lavoro di Addessi, poi Zenelai, apertura per 7. Finge il cross, poi sceglie il tocco a Urso che va alla conclusione, fuori bersaglio. Liurni che poi prova a piazzare lo scatto, l'autore del gol contro la Boreale. Poi un cross di Uliano sul portiere e c'è la rete da parte della Nocerina che va in vantaggio con Paravicini. La palla è sfuggita al controllo di Boffelli. Ancora Caccavallo che allarga verso Uliano, il quale si inserisce sullo spazio vuoto. Ancora Uliano, parte il cross ribattuto in calcio d'angolo da 5. Il tocco è largo per Addessi, quindi 5, parte il traversone di 5. C'è il colpo di testa di Foggia sul fondo, sulla destra. Lo fermano in raddoppio i metelliani con Konaté e 7. Boffelli, il tentativo di rilancio con palla che sta tornando all'indietro e la para per fortuna Boffelli. Nella Cavese, Urso per De Rosa, 7, trascurato, 7! Il cross deviato in calcio d'angolo. Quindi la sfera arriva nella zona di De Rosa che propone il lancio in direzione di Foggia. Foggia arriva prima sul pallone, Foggia tira, Foggia e la palla esce sul fondo. Crasta era andato a tentare di chiudere su 7, ma la... Liurni carica il destro, prova! Boffelli tocca il pallone, ci sarà calcio d'angolo. Prova a superare 5, non ci riesce, la palla resta in possesso di Liurni che riprova il tiro, si abbassa improvvisamente ed esce fuori. La palla è per Zenelai che la mette verso il secondo palo, 7, ma c'è la deviazione in calcio d'angolo di Caccavallo. Tiro dalla bandierina, stavolta il quarto per la Cavese, battuto subito da 7. De Rosa, il cross di De Rosa, Zenelai di testa, fuori. Anzi, Trost, ha provato Trost, palla sul fondo. Ha un attimo di tensione con Citarella, vanno adesso ad avvicinarsi anche altri giocatori. Di oltre il 45esimo, sempre sul 1-0, c'è un'espulsione. Espulsione per Foggia forse e forse anche un giocatore della Nocerina espulso, se quello che stava vicino a Foggia, vale a dire Mazzei, anche la Nocerina dovrebbe restare in 10. E infatti è Mazzei il giocatore espulso. Punizione da parte di Liurni, blocca Boffelli. Fuori 7 per Chiarella. All'indietro per Zenelai che propone subito un cross interessante, colpo di testa, la grande parata di Venturini. Il cross con il destro, salta quindi Buschiazzo, la palla arriva, Urso, rete! No, fuori gioco, annullato il gol di Urso. Annullato il gol di Urso. Ne però Fontana. Quindi lo stop di 5 che commette un errore. E ora si lancia in profondità Liurni. Liurni è tutto buono. Liurni a terra. L'arbitro dice che non c'è fallo. Urso trascurato. Parte il cross di Addessi. Chiarella, tiro fuori. I nostri giocatori. Adesso Liurni. La palla ce l'ha sul destro. Ora sul sinistro. Rinuncia alla conclusione dal limite. Liurni. Poi riesce a dare all'indietro a Crasta, il tocco è in mezzo per Uliano che carica il sinistro, la palla fuori bersaglio. De Rosa carica il destro, prova, c'è la respinta di Fontana. Attacchiamo ancora con Fraraccio, fa partire un cross, Fraraccio di testa, rete! Ale 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 ale, bum 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 bum.
e questa volta il gol c'è, Urso, 1-1. Rinuncia a cross, Urso, ancora Felleca, palla sul destro, tiro deviato, Venturini, artiglia in presa. Ce l'ha ancora sul destro, Felleca, 1-2, Chiarella, Felleca va a terra, l'arbitro dice che non c'è fallo. Poi si prosegue, il tiro, la parata, rete, 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 Chiarella, Chiarella, 2-1 della Cavese, che si è anche tolto la maglia, Chiarella. Ancora Guida, attenzione, Esposito, il traversone, Rossi è da solo e scaraventa fuori campo. Felleca in profondità, cercava un passaggio che però non è stato efficace. È buona per Crasta, il cross, occhio, fuori gioco, fuori gioco. Ha segnato Piccioni ma in posizione di fuori gioco. Palla dentro, Crasta al limite, tenta la conclusione, Crasta non riesce. Poi provano a ripartire i nostri, Chiarella verso Felleca, ora è la Cavese che va al rilancio della palla. Sì, è finita, la Cavese ha battuto la Nocerina per 2-1.